Le tensioni tra Cina e Stati Uniti si fanno sempre più forti. Inoltre, lo Stato asiatico sta cercando di estendere la propria influenza sul resto del mondo. Allo stesso tempo, il paese si è distinto per il rapido sviluppo del suo arsenale nucleare. Mentre la Cina si posiziona come attore chiave sulla scena globale, il rapido aumento della sua capacità nucleare solleva interrogativi sulle sue intenzioni, sulla sua strategia di deterrenza e sul suo impatto sulla stabilità geopolitica. Ecco perché in questo video ti invitiamo a scoprire perché e come l'arsenale nucleare cinese sta crescendo rapidamente e quali sono gli impatti sul nostro mondo. Alla fine del 2023 le preoccupazioni sono aumentate quando è stato pubblicato un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Spiega che la Cina sta accelerando lo sviluppo del suo arsenale nucleare a un ritmo più rapido di quanto precedentemente stimato dagli Stati Uniti. Per raggiungere questo obiettivo ha investito poco più del 2% del suo PIL nel bilancio militare. Pertanto la Cina avrebbe più di 500 testate nucleari operative nel maggio 2023. Questa cifra potrebbe raggiungere 1000 entro il 2030 e 1500 entro il 2035. Questo è molto di più della precedente previsione di Washington, che stimava nel 2020 che l'esercito cinese avrebbe avuto 600 bombe atomiche entro il 2030. Il Medio Regno mira anche a completare la costruzione di installazioni di lancio di missili balistici intercontinentali. In totale avrebbe più di 300 silos. Questi conterranno missili di F-41, in grado di colpire un bersaglio a più di 10.000 km di distanza, nonché missili di F-31AG con una gittata di 14.000 km. Questi due tipi di dispositivi sono dotati di testate nucleari, ma la cosa più incredibile di tutto questo è che per trasportare queste armi devastanti la Cina ha costruito una gigantesca rete sotterranea che si estende sotto l'intero territorio. È quindi possibile spostare l'arsenale nucleare in diversi punti strategici del paese, restando al riparo dalla sorveglianza dei satelliti spia americani. Questi nuovi progressi permetterebbero allo Stato cinese di rispondere a un attacco nucleare sul suo territorio, anche se i suoi centri di comando più alti venissero distrutti. Ma cosa sono esattamente questi tunnel? Il progetto non è nuovo, infatti Pechino ha iniziato a costruire questo grande muro sotterraneo di 5.000 km nel 1995 per proteggere il proprio arsenale. Capace di raggiungere una profondità di 1000 metri, per la sua costruzione sarebbero stati mobilitati decine di migliaia di soldati. Come avrete capito, l'obiettivo è mantenere la capacità di un secondo attacco nel caso in cui il paese fosse vittima di un attacco nucleare. Questo è un vero problema per gli Stati Uniti, che finora disponevano di missili nucleari sufficienti per distruggere tutti i silos e i centri di comando cinesi, evitando qualsiasi risposta atomica sul suolo americano. Oggi non è più così con questo sistema di tunnel sotterranei, che rende quasi impossibile la localizzazione delle armi nucleari cinesi. Dovresti sapere che ciò che spaventa gli americani non sono i numeri. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno 3.708 testate nucleari, mentre la Russia ha 4.489 rispetto alle sole 410 della Cina. Ma il vero pericolo è la sua velocità di sviluppo. Infatti, oltre alle sue capacità nucleari, anche le sue capacità navali sono aumentate in modo significativo. Ora sono avanzate quanto quelle degli Stati Uniti. Tuttavia, solo pochi anni fa il paese era in ritardo. Lo stesso vale per il lato aereo, dove lo Stato cinese è il terzo dietro Stati Uniti e Russia. Infatti, il Regno di Mezzo dispone di 2.800 aerei, di cui 2.500 da combattimento. Anche le armi e le tecnologie che lo compongono sono risorse formidabili per Pechino, il che permette di comprendere perché questo imponente arsenale preoccupa sempre più la sfera politica internazionale. Tra le sue armi più pericolose, un nuovo missile orbitale che racchiude un aliante ipersonico. Durante l'estate del 2021, secondo quanto riferito, la Cina ha effettuato test di un nuovo missile orbitale con capacità nucleare. Avrebbe fatto il giro del globo prima di schiantarsi nel Mar Cinese, a circa 30 km dal suo obiettivo. Questo tipo di arma ipersonica ha la particolarità di volare molto più vicino alla Terra, a differenza dei missili tradizionali intercontinentali, il che li rende molto più difficili da rilevare dai radar. Possiede anche due formidabili portaerei, la CNS Liaoning e la CNS Shandong. I ponti di volo di queste due portaerei sono dotati ciascuno di un trampolino per il decollo dei caccia J-15 di bordo, chiamati anche Flying Shark, e di una breve sosta per recuperarli. Ma non è tutto. Nel giugno 2022 è stata varata una terza portaerei, la CNS Fujian, che appartiene alla classe Type 003. A differenza delle altre due, è dotata di catapulte elettromagnetiche che le permettono di far decollare più rapidamente i caccia stealth e di combattere i droni. Può anche trasportare una maggiore quantità di carburante e di munizioni. Naturalmente, l'elenco dell'arsenale militare cinese è ancora lungo, dai bombardieri ai droni fino al missile ipersonico di F-17.
Uno dei motivi di questo rapido sviluppo è la pressione esercitata su Taiwan dalla Cina, perché infatti quest'ultima considera l'isola parte integrante del suo territorio. Infatti nel 1949, quando i nazionalisti cinesi persero la guerra civile, Taiwan divenne un paese indipendente. Tuttavia il Regno di Mezzo non lo tollera e quindi cerca di riunificare il paese. Dovresti sapere che Taiwan occupa una posizione strategica nel Mar Cinese orientale. L'isola infatti protegge diverse importanti rotte marittime dal controllo cinese. Il controllo di Taiwan consentirebbe quindi alla Cina di rafforzare la propria posizione nella regione e di garantirle un migliore accesso all'Oceano Pacifico. Inoltre all'SCMP John Bradford, direttore esecutivo del Consiglio per gli Studi sull'Asia e il Pacifico, ha dichiarato: «Il rafforzamento dell'arsenale nucleare cinese mira a darle opzioni credibili per intensificare un conflitto e quindi scoraggiare gli Stati Uniti dall'intervenire nei conflitti tra la Cina e i suoi vicini, il più preoccupante dei quali sarebbe un'invasione di Taiwan». Per comprendere questo rapido sviluppo non dobbiamo dimenticare che la Corea del Nord è un altro paese da non trascurare. Infatti, l'aumento dei test nucleari e balistici preoccupa fortemente i leader di tutto il mondo. Si ipotizza addirittura che la Corea del Nord abbia la capacità di attaccare i paesi vicini con armi nucleari montate su missili balistici. Naturalmente, bisogna tenere conto anche degli Stati Uniti. Mentre gli Stati Uniti si sono affermati da tempo in molti settori, la Cina cerca di competere con loro. La ricerca di potere e status ha spinto lo Stato asiatico a concentrarsi sul proprio sviluppo economico e sulla propria influenza geopolitica. Per fare questo, sta cercando di espandere le proprie alleanze, stabilendo partenariati strategici e investendo in progetti infrastrutturali all'estero. Lo sviluppo del suo arsenale militare è quindi essenziale. Dopo la pubblicazione del rapporto americano, gli Stati Uniti hanno poi dichiarato che la Cina rappresentava la loro principale sfida strategica, essendo l'unico rivale che aveva la volontà e sempre più la capacità di cambiare l'ordine internazionale. Da parte sua, il governo cinese accusa Washington di perseguire una politica di contenimento e accerchiamento nei confronti del Regno di Mezzo. Si è aggiunto che il suo arsenale nucleare serve solo per la sua autodifesa e che nessun paese deve temere finché non minaccia Pechino con un attacco. Allo stesso tempo, il governo degli Stati Uniti ha accusato la Cina di aver compiuto atti di intimidazione nello spazio aereo dell'Asia-Pacifico. In effetti, si dice che i caccia cinesi effettuino manovre più rischiose attorno agli aerei americani mentre sono in operazione o in ricognizione. Il vice segretario alla difesa per l'Asia, Eli Ratner, ha citato più di 180 incidenti tra l'autunno del 2021 e il 2023, un numero molto maggiore rispetto all'ultimo decennio. Non dobbiamo inoltre dimenticare che gli Stati Uniti sono il paese con l'arsenale nucleare più grande e avanzato del mondo e che continuano a investire nella modernizzazione delle proprie testate. Nonostante ciò, i due paesi hanno ripreso il dialogo con una serie di visite di alti funzionari americani a Pechino alla fine del 2023, ma Washington deplora che Pechino continui a rifiutare la comunicazione diretta al massimo livello tra le rispettive gerarchie militari. Mentre la Cina cerca di rafforzare la sua posizione di grande potenza, la crescita della sua capacità nucleare solleva questioni complesse sulla stabilità geopolitica e sulla corsa agli armamenti. La sua impressionante crescita economica, la tecnologia all'avanguardia e le vaste risorse umane lo posizionano al centro della scena mondiale. Tuttavia, le tensioni con gli Stati Uniti sembrano stagnanti, poiché la futura traiettoria della Cina come potenza globale influenzerà inevitabilmente le dinamiche geopolitiche, economiche e culturali su scala globale.